Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Riprendiamo Jedi Fallen Order da questo punto in cui avevamo concluso lo scorso video. Siamo appena atterrati sul pianeta Bogano e iniziamo quindi la nostra prima esplorazione di questo pianeta. Alla fine dello scorso video, grazie ai vari scontri con Cal che abbiamo avuto con i vari trooper, eccetera, abbiamo guadagnato un po' di punti per far salire la nostra barra dell'esperienza. E tra poco troveremo un Troverò posti dove punto meditare, dove perché non sto a meditare concentrarmi. e potremo anche impiegare questi punti abilità per migliorare le nostre abilità. Meditiamo. Punto di salvataggio, ci saranno diversi punti come questi sparsi e potremo sia investire punti abilità ottenuti e anche salvare, riposare, quindi salvare. Iniziamo dall'albero delle abilità, abbiamo ottenuto un punto e in questo caso usa il punto abilità per imparare il fendente alto. Eccolo qui, un attacco appunto dall'alto con la pressione di triangolo. Si rivela micidiale contro i nemici più deboli. E poi ci sarà un altro. Ci saranno altri percorsi con le varie abilità da sbloccare e dovremo sbloccarne diverse per ottenere un altro trofeo. Riprendiamo. Ehi, BD1. Sono Cal. Sì, sto bene. Sto solo cercando qualcuno. No, non sei tu. Sto cercando un Jedi, credo. Che cosa? Tu conosci il Jedi? Che cosa sai? Aspetta, dove vai? L'hai sbloccato. Grazie. Va bene, cominciamo a seguirlo. La cripta di cui parla Sir. La persona che cerco sarà dentro. Perfetto, abbiamo ottenuto l'olomappa che ci mostra dove siamo, il percorso che abbiamo già completato. Il nostro obiettivo. Adesso dobbiamo controllare tutte le funzioni per sbloccare questa mappa e finire il tutorial. Bene, viene esplorate e importanti punti di riferimento. Adesso dobbiamo trovare un modo per proseguire da quella parte. In questo video Idee? In qualche modo dobbiamo arrivare di là. sbloccheremo anche un trofeo tra non molto. Una fune. Per cominciare, buttiamoci un po' di Po, po, po! qua. Come sapevi che funzionava? Aspetta, non lo sapevi? Dovremmo trovare un modo per proseguire e per il momento andiamo da questa parte a sinistra. Ma attenzione! Non è stabile! È come al cantiere di demolizione. Resisti, BD1, arrivo! Eccoci. Tagliuzzato. E nel frattempo stiamo guadagnando punti esperienza, si riempie la nostra barra in alto al centro della schermata. Ehi, sei
Sei stato coraggioso. Stai bene? Aspetta, posso darti una mano? Me lo permetti? Oh, va bene. Dunque, il braccio connettore è andato, ma questo dovrebbe aiutarti a muoverti per ora. Ecco fatto. Prova così. La cripta. Anch'io stavo andando lì. Certo. Beh, prima dobbiamo capire come uscire da qui. Ok. BD, è un po' strettino per me. Tranquillo, troverò un'altra uscita. Un po' stretto, ma dovrebbe funzionare. Sì, dai che ci passiamo. Usiamo la spada laser come torcia. E adesso andiamo pure in alto, proseguiamo. E voilà, adesso facciamoci largo oltre questi cavi. Ops. Sì, sto bene. Possiamo curarci premendo la freccina in alto. Adesso BD1 ci consegnerà il nostro medikit. E in basso a sinistra si vede anche quanti ne possiamo utilizzare. Uno steam di guarigione. Sei pieno di sorprese. Molto meglio. Grazie, piccolo droide. E adesso proviamoci di nuovo. Va bene. Ecco, benvenuto a bordo. Allora, come sei arrivato? Non ricordi? Mai visto un droide smemorato? Siamo d'accordo. Adesso, prima di proseguire, controlliamo la mappa come ci consiglia. Ci sono appunto i vari livelli che possiamo controllare con la freccia direzionale, primo, secondo livello, eccetera, e poi dei punti con delle porte chiuse, tipo questa qui rossa, o i passaggi che abbiamo aperto che saranno colorati di verde, come dice anche la leggenda. In questa schermata, tra l'altro, vediamo anche a che punto siamo con l'esplorazione generale. In alto a sinistra vediamo che siamo su Bogano, 15% esplorato. Ci saranno anche dei bauli da trovare, casse, e in particolare adesso in basso a sinistra si vede la zona di Bogano dove siamo, la dimora dell'eremita, con la percentuale di esplorazione. E per sbloccare tutti quanti i trofei dovremo completare le varie esplorazioni, trovare, aprire casse, quindi tutto al 100%, e lo vedremo pian piano. Ad esempio laggiù c'è un'altra cassa, ma per il momento non la apro. Qua possiamo tagliare questa corda che ci sbloccherà una scorciatoia con la zona di prima. Adesso torno in superficie. Dobbiamo andare lì, lo sento. Certo, proviamo a proseguire. Una mappa di dove siamo stati. Ecco un altro tutorial appunto della mappa, con le parti accessibili e non della mappa. I livelli, come abbiamo visto, su e giù, poi ce ne saranno anche altri. Non ci arrivo laggiù. Troviamo un altro modo.
Il nostro percorso dovrebbe continuare di qua, ma non possiamo proseguire come dice Cal. Adesso scendiamo un attimo dove è possibile. Qua sotto c'è un nemico. Dobbiamo anche scansionare i nemici, piante, quindi tipo flora, le varie piante che troveremo lungo la nostra strada. Per scansionare un nemico bisogna premere la freccia giù quando richiesto. Non tutti i nemici saranno da scansionare manualmente, ma verranno scansionati automaticamente. Dobbiamo scansionare in tutto 45 nemici. E cominciamo da questo qui, un Bograt. Eliminato. E scansioniamo. Lo scan sui nemici avrà questo colore rosso. Una volta scansionato, sbloccheremo la descrizione del nemico che possiamo vedere premendo Option, e questo è il nostro primo nemico, il Bograt, e ce ne saranno molti altri successivamente. Adesso troviamo un modo per proseguire. Anche qui c'è un'altra cassa, ma la sbloccheremo poi successivamente. Il pianeta è abbastanza vasto, ci sono altre zone dove andare, ma per il momento andiamo altrove, scendiamo ancora da questo cavo. C'è un altro Bograt. L'abbiamo già scansionato, quindi non è necessario continuare. Adesso occhio a quel nemico mastodontico lì di fronte. Cercherò di evitarlo per il momento. Andiamocene via. Andiamo! Meno male che l'altro Bograt l'ha distratto. Adesso in questo rifugio sotterraneo ci saranno alcuni nemici e troveremo anche un seme, diciamo una pianta sempre da scansionare per il terrario che c'è sulla nostra astronave. Adesso proseguiamo di qua. Nemico eliminato. E qui abbiamo un'altra scansione, appunto di un seme per il terrario, il Calpi. E questo è il primo. Ce ne saranno 10 in tutto da scansionare e da aggiungere alla nostra nave. Per il momento non preoccupiamoci, andiamocene pure. Voilà. Adesso troviamo un modo per proseguire. Qui ci sono delle pareti troppo ripide per noi per il momento. Quindi proseguiamo da questa parte. Ci sono molte altre scansioni da Vedi fare qualcosa lì? in giro, ma le faremo successivamente. Adesso qui c'è una sorta di ricordo che sbloccherà una nuova abilità, la corsa sul muro. Riprovaci. È difficile, maestro. Sì, il cammino è difficile. Può sembrare impossibile, ma con la tenacia e la forza come tue alleate, affronterai qualsiasi ostacolo. Niente potrà fermarti. E adesso, fa quel che devi per raggiungermi. Abbiamo Ora, a vieni da me. disposizione un piccolo Cal in fase di addestramento. Ce l'ho fatta. Con la tenacia e la forza come tue alleate. Abilità semplicissima, corri Ripassiamo lungo vecchi il muro con pacchetti. il pulsante X. Mi mostri di nuovo la scorciatoia? Ecco un'altra parte di mappa che man mano si sta ampliando.
Benissimo, adesso con la nostra nuova abilità potremo proseguire in quell'altro punto dove non potevamo andare. Eccoli la nostra uscita. Voilà. Qui possiamo anche meditare un attimo e salvare. Riposando, i nemici spawneranno di nuovo. Adesso siamo tornati praticamente all'inizio di quest'area e qua sotto dovrebbe essere rimasto quel nemico da cui siamo andati via. Possiamo sfruttare diciamo la nostra posizione diversa sul terreno come Obi-Wan contro Anakin. Ed eliminarlo. In più possiamo scansionarlo. Cosa hai trovato? Seconda scansione. E abbiamo scansionato questo nemico grosso, un Ogdo. E questa è la seconda scansione. Ne incontreremo altri. Adesso eravamo in un punto più avvantaggiato. Però sono comunque nemici che è meglio non sottovalutare. Adesso proseguo un po', visto che abbiamo una nuova bellissima abilità. E andiamo qua sotto. Ok, possiamo tornare anche da questo lato. C'era il passaggio di qua oltre la liana. E siamo tornati in questo punto che abbiamo lasciato stare temporaneamente. Adesso abbiamo la nostra corsa sul muro. E ce l'abbiamo fatta. Ci vediamo lì. Oh, come corri? Hai barato, BD. Va bene, te la sei meritata. Forse. Controlliamo un attimino queste iscrizioni. Abbiamo sbloccato anche questa banca dati per la cripta. Ci saranno diversi di questi documenti da sbloccare che ci permetteranno di ottenere un trofeo e dovremo leggerne almeno 19. Incredibile. Scansioniamo. Tutto bene, BD? Ben fatto, chiunque tu sia. Hai superato la prova che avevo lasciato e hai ottenuto l'accesso alla cripta e a questa registrazione, una delle tante criptate immagazzinate nel droide. Io sono il maestro Ino Cordova e anche se non conosco il tuo nome, conosco il tuo scopo. Il destino dell'Ordine Jedi è riposto nelle tue mani. Questo posto, questa cripta è un tempio sacro, realizzato dalla civiltà ormai scomparsa degli Zeffo. Meditando qui ho avuto una premonizione attraverso la forza, una visione di sventura.
Ho nascosto all'interno di questa cripta un Holocron Jedi che contiene una lista dei nomi e delle posizioni dei giovani sensibili alla forza in tutta la galassia. Andando avanti troverai la camera interna della cripta, ma c'è anche un'altra prova. Posso affidare l'Holocron solo a qualcuno che abbia seguito il mio cammino e che lo comprenda. Vai alla ricerca delle tombe nascoste dei tre saggi e impara a percepire i misteri della forza come facevano gli Zeffo. Il droide ti fornirà tutto ciò di cui hai bisogno per superare questa prova. Va sul pianeta natale degli Zeffo. Lì potrai trovare pace nell'occhio del ciclone. Buona fortuna, Jedi. E che la forza sia con te. Così sei tu il mio compagno di viaggio. Sì. Sai, sono solo da un po' ormai. E il mio unico scopo è quello di nascondermi. Questa non è vita. Non per un Jedi. Né per un droide. Forse aveva ragione Sir. Non dobbiamo più nasconderci. Ehi. Ti andrebbe di conoscere qualcuno dei miei amici? Perfetto, abbiamo sbloccato un'altra destinazione, Zeffo, e ottenuto un altro trofeo legato alla storia. Ecco un altro archivio. E a questo punto possiamo anche tornarcene verso la nave. Ho trovato quello che volevi che vedessi. Ce l'hai fatta. Aspetteremo. E adesso dritti verso la nave. Ops. Questo non lo possiamo evitare. Vediamo come si comporta. Ops, via. Sarà meglio sfruttare la forza e attaccare e scappare. Via. L'attacco rosso non si può evitare. Il tuo indicatore della forza è vuoto. Infliggi danni ai nemici per recuperare forza. Facciamo un mordi e fuggi per il momento. Ops. E ce l'abbiamo fatta. Non ce ne sono altri. Proseguiamo. Farò soltanto una velocissima deviazione prima di tornare alla navicella. Andiamo sempre dritto. Seguo il percorso che scende qui a sinistra. Grazie all'abilità che abbiamo appena sbloccato potremo controllare un po' meglio questa officina abbandonata. Amico mio, pare che gli Zeffo provassero interesse per Datomir. È strano che una cultura così pacifica provasse una tale attrazione per un posto tanto oscuro. E
Ecco un altro aggiornamento della nostra banca dati con questo archivio di Datomir. E adesso ci sblocchiamo il passaggio scorciatoia per tornare indietro. Impiegheremo di meno per il ritorno. E ci siamo. Adesso l'astronave è dritta davanti a noi. Ma sì, scendiamo di qua. Sentiamo un po' Siri cosa ha da dire. Vieni qui, BD1. Hai superato la prova. Quindi sapevi di BD1? Vieni a bordo, ne parliamo dentro. Oh, BD1, lui è Grease. Ehi, Grease, cos'è quello? Giù dal mio divano! Giù dal mio divano! Vai, scendi giù, scendi giù! Questo è BD1. Sta con noi. Non mi importa chi è con chi. Avete idea di quanto sia difficile rimuovere l'olio dal tessuto in pelle Potolli? In realtà, no. Oh, spero tu abbia trovato qualcosa di meglio di questo droide. Su, rilassati, Grease. Ce l'ha fatta. Dici tutto, Cal. La cripta è stata costruita dall'antica civiltà degli Zeffo. Il maestro Jedi Ino Cordova ha nascosto una cosa all'interno. Di cosa si tratta? Di un holocron degli archivi. La lista dei giovani sensibili alla forza. La prossima generazione dei Jedi. Lo sapevo! Ah, Cordova, vecchio pazzo! Lo conoscevi? Certo! Tanto tempo fa sono stata la sua apprendista. Cordova era un solitario. Io e questo piccolo droide siamo forse gli unici a sapere di Bogano. No, scusa, aspetta un attimo. Un holo che? Un holocron. Immagazzina informazioni accessibili solo ai Jedi. Aspetta, deve essercene uno qui. Usa la forza. Qui è il maestro Obi-Wan Kenobi. Mi addolora riferire che sia l'ordine dei Jedi che la Repubblica sono caduti. Con la lista dei sensibili alla forza, possiamo ricostruire l'ordine Jedi e sconfiggere l'impero. Allora, che problema c'è? Prendiamolo! L'Holocron è nascosto dentro la cripta e per trovarlo dobbiamo seguire il cammino di Cordova. Ha detto qualcosa sul pianeta Datomir e su quello natale degli Zeffo. Bene, adesso che si fa? C'è tempo di preparare qualcosa da mangiare? Senti, prima di tutto, ho una domanda da farti. Come mai non sei più un Jedi? Ho avuto un'esperienza che ha cambiato le mie prospettive. E di conseguenza mi sono tagliata fuori dalla forza. Però vuoi ricostruire l'ordine? Credo che ricostruire l'ordine sia la migliore possibilità che abbiamo contro l'impero. Tu che ne pensi? Non possiamo continuare a nasconderci dall'impero. Non abbiamo altra scelta. Cal, finché sei in vita, avrai sempre un'altra scelta. Sei con noi? Sì, certo. Datomir lo Zeffo, a te la scelta. Adesso, prima di proseguire verso la mappa centrale, vorrei controllare il terrario. Ehi, Grease, cos'è questa roba? Cosa? È la prima volta che vedi un terrario? No, ma di solito non ci crescono delle piante? Oh, scusa se ho dovuto scarrozzarti per la galassia. Ma potresti ripagarmi con dei semi? Pensavo odiassi la natura. Sicuro, quando è là fuori. Ma quando sta dietro una sicurissima parete di vetro o un barano, è la perfezione. Va bene, ne cercherò qualcuno. Il nostro primo seme l'abbiamo già trovato, appunto il calpi che abbiamo scansionato prima, e ce ne saranno altri da scansionare ancora.
Adesso controlliamo la mappa centrale perché dobbiamo vedere quali potrebbero essere le nostre prossime destinazioni. Dove andiamo, Cal? E oltre ovviamente a Bogano, dove siamo adesso, possiamo scegliere di andare su Zeffo, che in realtà è anche l'obiettivo principale, come vediamo nella leggenda. Oppure fare una capatina su Datomir, che abbiamo appena scoperto, ne abbiamo appena sentito parlare, e direi di iniziare da qui. Facciamo c'è la mappa ancora parziale, facciamo un primo giro da questa parte, quindi andiamo verso Datomir. Posto la rotta per... Aspetta, vuoi andare su Datomir? Cordova è andato lì. Avrà avuto le sue ragioni. Rimarrò sulla Mantis una volta arrivati. La luce rossa del sole non giova alla pelle. Era la casa delle sorelle della notte, una setta di utilizzatrici della forza. Usavano la forza? Come i Jedi? No. Queste streghe servivano solo se stesse. I loro poteri si basavano su inganni, illusioni. In manipolazioni. Come qualcuno di mia conoscenza. Nelle guerre dei cloni, un signore dei Sith tradì il patto stipulato con loro. Alla fine, un massacro le annientò quasi tutte. Datomir è un pianeta mortale. Stiamo attenti. Non dirmelo due volte. Ah, stiamo arrivando a destinazione. Dai, siediti, Cal. Attenzione qui. Questo luogo è molto pericoloso. Va bene, e per il momento però non ho intenzione di scendere dalla nave. Un secondo. Qua dietro c'è un punto dove possiamo meditare e salvare, e direi che è arrivato il momento. Perfetto, così ci siamo riposati e abbiamo salvato la nostra partita. Va bene ragazzi, allora per questo video io mi fermerei qui. Con il prossimo quindi inizieremo l'esplorazione di Ciao Datomir Grill, andrà tutto bene? Sei con un Jedi, è sicuro? Sono al sicuro. e continueremo la nostra avventura in Jedi Fallen Order. Io vi ringrazio per aver seguito questo episodio, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!